Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questa ultima puntata di Sherwood Open Minds in diretta, come ci ricordava la nostra sigla, dal Festival di Radio Sherwood 2018, dal parcheggio nord dello Stadio Ganeo. Questa sera, in occasione dell'ultima puntata di Sherwood Open Minds, andremo oltreoceano e lo faremo insieme a moltissimi ospiti che sono già seduti sul nostro divano e anche insieme ad un ospite telefonico. Allora, presento innanzitutto i nostri ospiti di questa sera. Io sono Francesca dell'associazione Iabaste di Bessé e con noi sul divano ci sono Christian, sempre dell'associazione Iabaste di Bessé, Miriam del collettivo 20 ZLN, Matteo di Garrincia Dischi e poi Enrico dello Stato Sociale. Dopo al telefono con noi, poco dopo le 8, ci sarà anche Luca Martinelli, un giornalista indipendente. Come dicevo prima, questa sera andremo oltreoceano, infatti parleremo di Messico e lo faremo perché proprio in questi giorni, domenica, si sono tenute le elezioni presidenziali in questo paese che ormai come Iabaste e di Bessé stiamo seguendo da molti anni. Ci interessano molto le elezioni presidenziali in Messico perché hanno segnato un momento di rottura con quella che era stata la supremazia dei principali partiti politici, il PRI e il PAN, che durava da più di 70 anni. Con la vittoria di López Obrador si è segnato un momento di forte cambiamento. Di questo infatti vogliamo parlare questa sera. E lo faremo insieme innanzitutto con un'introduzione per contestualizzare quella che è l'attuale situazione politica in Messico, insieme a Christian dell'associazione Iabaste di Bessé, che innanzitutto saluto. Buonasera Christian e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Con te vogliamo parlare, ripercorrere un po' quella che è la storia del Messico degli ultimi anni, quella che era la situazione innanzitutto preelettorale rispetto a quello che è successo domenica, poi quella che sono stati gli ultimi 12 anni di guerra al narcotraffico e poi quella che è stata la campagna elettorale proprio in questo paese. Ti lascio la parola per inquadrare l'attuale contesto politico e sociale in Messico. Grazie. Allora, il Messico è un paese che è sempre stato turbolento, pieno di rivoluzioni, di problemi anche. E in particolar modo direi che possiamo focalizzarci sugli ultimi 12 anni. Nel 2006 le elezioni per la Presidenza della Repubblica hanno visto vincere, grazie a dei brogli elettorali, dei probabili brogli elettorali, Felipe Calderón, proprio ai danni di Andrés Manuel López Obrador. E perché è importante questo momento? È importante perché da questo momento in poi, per i futuri 12 anni, è iniziato forse il periodo più buio della storia del Messico. Questo periodo è iniziata la guerra al narco, no? Felipe Calderón ha deciso di... si è inventato di fare questa guerra ai cartelli della droga e questo cosa ha provocato? Questo ha provocato negli ultimi 12 anni oltre 240.000 morti, ha provocato 35.000 desaparecidos e 360.000 sfollati interni per questioni dovute allo sfruttamento dei territori. Non solo, il paese è uno dei più pericolosi per i giornalisti che siano indipendenti o comunque che si interessano di materie, di problematiche sociali e infatti sono centinaia i giornalisti ammazzati. Questa guerra al narcos è proseguita poi con il presidente Enrique Peña Nieto. Allora, mentre Felipe Calderón era del PAN, un partito di destra, Enrico Peña Nieto era del PRI, il partito Stato, il partito istituzionale della rivoluzione istituzionale del Messico. E cosa hanno fatto questi due presidenti? Semplicemente hanno militarizzato un territorio, lo hanno saccheggiato, hanno prodotto tutto quello che prima, tutti i dati che purtroppo ho dovuto snocciolare prima. Però la cosa importante da dire, anche secondo me, è che questa guerra al narcos un po' se la sono inventata, nel senso che non... Come dice in un recentissimo libro uno studioso messicano che si chiama Osvaldo Zavala, los carteles non esistono perché prima
dell'intenzione di Calderón di fare la guerra al narcos non erano così potenti, no? Non erano così sotto gli occhi di tutti. D'altra parte, chi ha aspirazioni criminali non lo fa alla luce del sole, no? Più è nascosto, più non si fa vedere e più gli affari vanno anche bene. In verità questa guerra al narcos ha un significato ben preciso, che è il significato del controllo. Il controllo sui cittadini, prima di tutto, e i morti, i desaparecidos e i giornalisti uccisi ne sono la testimonianza, i controlli sui territori e soprattutto il controllo sulle risorse energetiche del paese, di cui il Messico è straordinariamente ricco. Allora, produrre una militarizzazione dei territori, produrre uno stato di guerra, perché il Messico, anche se definito uno stato democratico dove tutto va bene, c'è una vera e propria situazione di guerra civile, possiamo dire, perché questi dati che vi ho detto prima sono dati che sono secondi solo ai numeri della Siria o dell'Afghanistan, per esempio, no? Allora, cosa serve produrre un controllo sociale così? Appunto a sfruttare tutto quello che è possibile sfruttare, a dare al capitalismo estrattivo la possibilità di depredare qualsiasi risorsa. E questo è l'elemento fondamentale di partenza di questi 12 anni. E quindi siamo partiti da questa situazione e oggi, il 4 di luglio, possiamo festeggiare la vittoria di AMLO. Possiamo farlo perché festeggiare la vittoria di AMLO vuol dire poter sperare di salvare realmente delle vite umane, no? Perché è l'unico candidato che si è sempre tenuto fuori diciamo così, dai giochi interni di potere, di corruzione, eccetera, comunque almeno come si può dire, rispetto a quello che si può vedere e capire, ed era l'ultima speranza di vedere un po' di pace, che finisse questo sistema di morte in Messico. E questo non vuol dire che siamo diventati tutti AMLover, come si definivano ultimamente i sostenitori di López Obrador, vuol dire che bisogna avere un attimo di vederla lunga, insomma, no? Noi come movimenti, per esempio, siamo sempre stati dalla parte degli ultimi, da chi soffre, da chi subisce le ingiustizie. In Messico è un'ingiustizia quotidiana. E se questo, se la vittoria di AMLO vuole dire salvare delle vite umane, ben venga anche la vittoria di AMLO. Ovviamente, per quanto riguarda la rivoluzione, un altro mondo possibile, stiamo parlando di altro, insomma, ecco. Grazie Cristian, ti ringrazio per questo quadro così completo e chiaro di quello che sta succedendo attualmente in Messico. E adesso direi di mandare una canzone che hai scelto tra l'altro personalmente, che è una canzone che viene dal Messico, è Carta Marcadas di Pedro Infante. Vuoi dire qualcosa? È una canzone tipicamente messicana, tra l'altro è la canzone preferita dal subcomandante Marcos e quindi dal subcomandante Galeano. E se andate nelle comunità zapatiste la sentite strimpellare a destra e a sinistra, insomma. Questa canzone poi ci inviterà anche alla seconda parte della nostra trasmissione, in cui passeremo la parola a Miria e poi anche a Matteo e a Enrico, e ci sposteremo in questa seconda parte in Chiapas, che è un altro dei territori a noi molto cari, e parleremo quindi anche di zapatismo dopo la canzone, quindi insieme agli altri nostri ospiti. Bentornati su Sherwood Open Minds. Poco fa abbiamo parlato insieme a Cristian di quella che è l'attuale situazione sociale e politica in Messico, anche a seguito delle elezioni presidenziali che si sono svolte domenica scorsa. Adesso ci spostiamo in Chiapas insieme agli zapatisti, in quanto anche gli zapatisti avevano avuto la loro candidata, Marichuy, una candidata indigena. Non ha vinto, ma comunque l'elezione di AMLO produrrà sicuramente una rottura e un cambiamento. Che cosa significa l'elezione di AMLO per gli zapatisti? Ne parliamo adesso con Miria del collettivo 20ZLN. Ciao Miria, questa è la tua domanda. Ciao a tutti e a tutte. Allora, cosa significa l'elezione di AMLO per le zapatiste e gli zapatisti? Dal Chiapas c'è un'idea di cambiamento reale che va avanti da anni e che non è
e che non è solo e pura utopia, ma che è una pratica quotidiana. Dal 1994 in avanti, anno in cui sono insorti, è insorto le ZLN dicendo ya basta appunto a tutta questa situazione di saccheggio delle proprie terre di cui parlava benissimo Christian. Per anni gli zapatisti e le zapatiste il proprio percorso l'hanno svolto nelle loro terre autogestite, autonome, e al di fuori di quella che potremmo definire la politica istituzionale, cioè si sono sempre rifiutati di entrare a far parte e partecipare attivamente a processi elettorali e quant'altro. Ultimamente, recentemente, hanno avuto quest'idea e hanno fatto questa proposta che loro stessi hanno definito assurda, cioè di candidare una donna indigena alle elezioni politiche messicane di quest'anno. Allora, perché assurda? Perché prima di tutto si erano sempre tirati fuori, no? Creando il proprio percorso alternativo nei propri territori autonomi. Ma anche perché cosa rappresenta al giorno d'oggi una donna indigena in Messico? Rappresenta davvero l'ultimo degli ultimi. Rappresenta proprio quella fascia di popolazione storicamente sfruttata e ignorata. Questa donna ha provato a raccogliere le firme necessarie con il supporto del Consiglio indigeno di governo e non ci è riuscita per una serie di motivi, tra cui strutturalmente per come funziona, per come è organizzata come è organizzato il sistema elettorale in Messico, che di certo non favorisce le fasce di popolazione più povere, e mentre ovviamente fa gli interessi di chi il potere già ce l'ha, e non è riuscita a raccogliere le firme necessarie per potersi candidare come candidata indipendente. Ma cosa sta dietro a questa iniziativa realmente? Ci sta questo Consiglio indigeno di governo. Che cos'è se non un invito da parte delle zapatiste e degli zapatisti a fare un appello a tutto il paese, soprattutto ai popoli indigeni di tutto quanto il paese, a organizzarsi autonomamente, così come le zapatiste e gli zapatisti fanno da ormai 25 anni nelle proprie terre. E questa è la vera e propria proposta che loro fanno. Quindi mi viene da dire, non credo che nei territori autonomi stiano particolarmente festeggiando per la vittoria di Andrés Manuel López Obrador, perché rimane un pezzo di politica istituzionale che, per quanto da alcuni considerata di sinistra, rimane legata a esponenti, ex membri del PRI, ex membri del PAN. Si è alleato con la sua alleanza, Junto Saremos Historia, con il PES, un partito evangelico antiabortista ad esempio. Insomma, ha fatto delle alleanze da molti contestate, e quindi sicuramente non è questa la via che avrebbero scelto le zapatiste e gli zapatisti, nonostante nel 2006 in parte avevano sostenuto AMLO e Morena all'epoca. Sicuramente AMLO non è più quello che era nel 2006, non è altrettanto radicale al giorno d'oggi. Pur di vincere ha fatto delle scelte che non sono quelle degli anni passati. Qual è la vera e propria possibilità di rottura e di cambiamento con il sistema, con lo stato attuale delle cose? Sicuramente, se non altro dal punto di vista delle comunità autonome, è un altro, è quello dell'auto-organizzazione dal basso. Non per niente sono rimasti silenziosi durante questa campagna elettorale, dal momento in cui Marichui è uscita dalla scena. Sono rimasti in silenzio rispetto al resto della campagna. Quindi il cambiamento deve venire dal basso, deve venire in rottura con lo stato delle cose, deve venire in rottura e in antagonismo con soprattutto quello che è il sistema neoliberale. Sistema
che è simbolizzato non solo a livello metaforico, ma proprio concretamente, tra le altre cose, dal NAFTA, dal Trattato di Libero Commercio con gli Stati Uniti e il Canada. Il NAFTA che è entrato in vigore proprio nel 94, data in cui è insorto l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Ed è un punto che, ad esempio, Andrés Manuel López Obrador non mette in dubbio, non mette in questione. Quindi l'idea di cambiamento delle comunità indigene è un'altra ed è praticata da loro quotidianamente con le loro lotte per l'autonomia, le loro lotte per un mondo diverso in cui molti mondi sono possibili. 20 ZLN è un collettivo nato nel 2014 per i 20 anni dell'insurrezione zapatista, sostiene queste lotte e di questo vi parleranno Matteo e Enrico dello Stato Sociale e di Garrincha Loves Chiapas, che è un'iniziativa lanciata in collaborazione con 20 ZLN. Grazie Miria, ti ringrazio per averci portato in Chiapas e averci parlato dell'autonomia zapatista. Questo cogliamo l'occasione proprio per passare la parola a Enrico e Matteo. Anche loro sono stati in Chiapas, hanno raccolto l'esperienza zapatista, hanno raccolto anche le sonorità messicane per portarle in un progetto, Garrincha Loves Chiapas. Adesso chiedo proprio a Matteo e Enrico di spostarci più nell'ambito musicale, però sempre legati al Messico e al Chiapas, e parlarci di questo progetto. In che cosa consiste e qual è il futuro di Garrincha Loves Chiapas? Allora, Garrincha Loves Chiapas parte da un viaggio innanzitutto che probabilmente avevamo bisogno di fare al di là della politica, perché siamo arrivati da, come spesso accade, da musicisti distratti che poco sanno in realtà spesso di cosa succede oltre al mondo della musica, ai chilometri e tante altre cose. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare prima Andrea Cegna, che è uno dei fondatori dell'associazione, e poi Miria e strada facendo un sacco di altre persone che ci hanno in qualche modo un po' iniziato a questo viaggio politico, perché il viaggio che facevamo nei chilometri lo facevamo insieme ed è banale dire che lo stavamo facendo insieme. L'idea era quella di andare a raccontare una cosa che anche dentro il movimento comunque spesso risulta come una cosa vecchia, nel senso che comunque c'è stato un movimento forte tra il 94 e intorno al 2000, poi c'è stato un grande disinteresse. Noi siamo andati là lo scorso anno e quello che abbiamo trovato è tutt'altro che qualcosa di vecchio e morto, è qualcosa di molto vivo. Abbiamo visto delle realtà che ovviamente dentro questi 20 anni e più hanno creato dal niente e in maniera completamente da soli, auto-organizzata, fino agli ospedali addirittura, sono creati la loro forma politica che parte da zero e spesso è completamente slegata da quello che noi pensiamo sia la politica. Ci hanno accolto, a volte in modo anche un pochino guardingo, qualche volta invece in modo più amichevole, ci hanno offerto qualche volta una stanza, qualche volta due pali dove attaccare una maca, però comunque ci hanno dato la possibilità di entrarci dentro. Abbiamo visitato 3 su 5 caracol con tutti i limiti del caso, perché come chi sa di cosa stiamo parlando hanno poca voglia di rilasciare dichiarazioni ufficiali, quindi a volte anche registrare una parola, che noi invece abbiamo costruito tutto sulla parola e sulla musica, a volte spesso era difficile. Però la volontà era quella di raccontare una cosa che è tutt'altro che vecchia, è viva, e solo perché ora l'interesse politico verso il resto del mondo, quello che è la politica estera in genere, si è posato su altre terre, su altre storie e su altre lotte, in realtà c'è una lotta ancora viva, interessante, secondo me da raccontare, e che ci può spostare un po' l'idea di quello che è l'utopia, nel senso che l'utopia rimane tale anche se è una cosa su cui lavori tutti i giorni e che raggiunge degli obiettivi. Da lì la voglia mia come fondatore di Garrincha Dischi di coinvolgere lo Stato Sociale era scontato, perché ovviamente Enrico era là con me, andare a coinvolgere altri artisti che questo viaggio non l'hanno fatto per raccontare una diversità fondamentalmente, quindi mettere parole in italiano di artisti che oggi ci piacerebbe
in futuro portare là, per fare un volume 2 di questo disco che si chiama Garincial of Chiapas, al quale è seguito un festival che è stato a Rivolta e ad Alessandria, e ci piacerebbe raccontarlo con altre voci, quindi portandola altri artisti, coinvolgendone altri che non verranno come è stato, ma che hanno voglia di dare una loro visione di questa cosa. E poi ovviamente abbiamo anche delle ambizioni ovviamente musicali, perché ci sono stati dei limiti dati dalla nostra inesperienza nell'affrontare questa cosa, e abbiamo delle idee su come portarlo avanti. Quindi, oltre a un festival volume 2 che ci immaginiamo negli stessi centri sociali piuttosto che in altri, adesso tutto è da capire, con altre line up, alcuni artisti che ritorneranno, ma abbiamo delle idee su come portarla avanti dal punto di vista discografico. Qui passo la parola a Enrico, che ha le idee più chiare di me e me le stava raccontando poco fa. Ok, qua mi hai presentato come Enrico Carota, a.k.a. Allora, io durante il viaggio in Messico dell'anno scorso, diciamo che ero un po' più il braccio musicale, quello che aveva un po' più le idee chiare rispetto a quello che doveva essere composto poi una volta tornati a casa. Siamo andati lì e io mi sono messo col mio telefono cellulare a rubare suoni, registrazioni, poesie lette da filosofi, autisti, zapatisti, gente che... sto parlando di Julio, che è uno degli autisti della resistenza, insomma... Che è una persona che mi ha detto una cosa che mi ha particolarmente colpito. Prima della rivoluzione e del levantamento zapatista, io pensavo di non riuscire a pensare, pensavo di essere completamente una bandiera al vento, pensavo di non avere un intelletto, pensavo di essere completamente schiacciato. In quel momento, quel giorno del 94, ho capito che potevo avere anch'io qualcosa da dire. E considerata quanta cavolo di roba aveva da dire poi nel 2016, mi sono veramente stupito. Mi sono stupito di quanto un territorio con così tanta attaccamento alla propria cultura, tradizione, abbia da dare alle persone se sono disposte ad ascoltare quella cosa lì. E quindi, insomma, ho fatto delle registrazioni, poi le ho portate a casa, abbiamo prodotto questo disco che l'abbiamo al banchetto oggi, sarebbe bellissimo. E invece no, è finito, è andata a ruba. Comunque l'esempio delle autonomie zapatiste in un qualche modo ha a che fare anche con lo stato sociale, perché noi siamo dei signori incredibili nell'organizzarci le cose dal basso, cioè qualsiasi cosa, che sia il videoclip, che sia il concerto, che sia la performance di Sanremo. Non pensate che ci siano delle grandi strutture dietro che ci dicono che cosa fare. Siamo noi che con le nostre testoline ci confrontiamo, parliamo, con i nostri limiti cerchiamo di arrivare alla cosa che è più vicina a quello che è il desiderio e l'idea collettiva di come portare avanti le cose al meglio possibile. E niente, adesso stiamo capendo se tornare a fare un altro viaggio in Chiapas. Lo facciamo, hai deciso adesso? Grande, c'è questa notizia. Come? Certo. E lo faremo il prossimo anno di nuovo, con le idee un po' più chiare. Io, ad esempio, dopo il viaggio in Chiapas ho scoperto il progetto di Damon Albarn, DRC Music, che è un progetto musicale che ha fatto e ha messo in piedi insieme a dei produttori africani, che unisce la musica etnica, cantanti brasiliani, a Damon Albarn che ci canta sopra, musica disco, è veramente una figata, quindi se potete andatevelo a sentire. Con l'intenzione, torniamo lì con l'intenzione di raccogliere dei fondi anche col disco da portare poi alle comunità, insomma, vedere di finanziare un po' i progetti. Sì, volevo aggiungere che con le due date di Garincial of Chiapas che abbiamo fatto a novembre abbiamo raccolto dei fondi che servono in parte come donazione nostra, insomma, alle comunità, che tra l'altro hanno molto apprezzato il volume 1 del disco, e quindi la prossima volta probabilmente ci accoglieranno in modo meno guardingo, pare, ve lo dico dopo che siamo tornati, e in parte le economie per portare degli artisti a scoprire questo mondo in modo che poi ci possano scrivere sopra. Questo era il progetto. Ma quanto avete aspettato prima di essere ricevuti nei Caracoles? Perché a Aurita noi quella volta avevamo aspettato
ore. Anche noi abbiamo aspettato 4-5 ore, ma è bello pure aspettare lì. Te lo dico. Grazie Matteo, sì. E grazie Enrico, infatti anche per noi dell'associazione Gli Abbasi di Bessè l'esperienza zapatista è stata un grande esempio che fa parte delle nostre lotte ogni giorno di costruzione dell'autonomia dal basso. E intanto vi salutiamo, sappiamo che tra poco salirai sul palco Enrico e sappiamo che tra poco sarete impegnati dall'altra parte del nostro festival. Prima di passare alla telefonata con Luca Martinelli, giornalista indipendente, per continuare a parlare di quello che sta succedendo in Messico in questo periodo fresco post-elettorale, e vi facciamo ascoltare un altro brano musicale sempre scelto da Cristian, Amor Pamì di Sargento Garcia. Abbiamo parlato di Messico, l'abbiamo fatto insieme a Cristian dell'associazione Gli Abbasi di Bessè per quanto riguarda le elezioni presidenziali in questo paese. Ci siamo spostati poi in Chiapas a parlare di zapatismo insieme a Miria del collettivo 20 ZLN e poi anche del progetto musicale di Garrincha Loves Chiapas insieme a Matteo di Garrincha Dischi e insieme ad Enrico dello Stato Sociale. Rimaniamo ancora per quest'ultima parte della nostra trasmissione in Messico e lo facciamo con un altro ospite di questa nostra serata. Siamo infatti al telefono in diretta con Luca Martinelli, giornalista indipendente. Buonasera Luca. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ciao Luca. E a chi è in studio. Sì, grazie per essere qui con noi in diretta telefonica. Con te vogliamo continuare a parlare di quella che è l'attuale situazione post-elettorale del Messico. Infatti, per cominciare, quello che è interessante anche capire insieme a te è il fatto che comunque l'elezione di AMLO sta in qualche modo andando in controtendenza rispetto a quello che è il vento attuale in America Latina. Per quale motivo? Beh, credo che innanzitutto bisogna considerare il fatto che in Messico non c'era mai stata un'alternanza, ovvero a differenza della maggior parte dei paesi dell'America del Sud in particolare, non c'è mai stato un governo progressista prima di questo, quindi soprattutto gli ultimi due sessenni, ovvero periodi tra il 2006 e il 2012, tra il 2012 ed oggi con i governi Calderón e Peña Nieto hanno dato, rappresentato in maniera chiara ai cittadini messicani, a chi voleva seguire la situazione di quel paese, che PRI e PAN, sposando la teoria della lotta al narcotraffico, della lotta alla violenza e di una violenza generata dal narcotraffico, hanno in realtà distrutto il paese. È distrutto il paese forse in maniera ancora più forte rispetto a quello che era stato ciò che era stato fatto continuando ciò che era iniziato nel 94 con la firma dell'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti d'America, generando paura nelle persone, generando la volontà di cambiare questo stato di cose, e probabilmente dato che il PRD, il partito cui storicamente era stato affiliato López Obrador, si è alleato con il PAN per queste elezioni, e questo è stato il motivo per cui Morena è stata vista come l'unica opzione possibile da un numero significativo di messicani. Sì Luca, grazie. E infatti con te volevo anche continuare a parlare di questo. C'è un termine ricorrente nel clima preelettorale e nella campagna elettorale e poi anche di questi ultimi giorni. Il termine è esperanza. Quindi come mai e perché la popolazione messicana ripone così tanta speranza nell'elezione di questo nuovo presidente? Probabilmente perché al di là della retorica, che è quella che ci racconta il Messico come un paese fallito, incapace di reggere la forza d'urto e la potenza dei cartelli della droga, in realtà il Messico è un paese in cui il governo federale e i governi statali sono strettamente connessi con i gruppi criminali e anzi operano governando i gruppi criminali e dirigendone le attività. Quindi probabilmente Morena è visto come una speranza, e lo dimostrano anche i dati relativi alle elezioni dei governatori degli stati, laddove si è votato, perché quasi tutto il sud del Messico adesso è governato da Morena. In Chiapas la percentuale del voto per Morena ha superato il 70%, quindi un exploit davvero significativo, e quindi probabilmente si vede in questo partito l'unico capace di rompere questa spirale, questo legame
che appunto riguarda il governo, riguardava il governo federale, riguarda i governi statali e riguarda le forze di polizia federali e statali, che spesso sono collegate alla criminalità o agli eventi più violenti. Quindi questa speranza ha contagiato in parte anche chi era sempre rimasto abbastanza lontano dal momento elettorale, anche chi non aveva mai considerato il momento elettorale, chi in Messico non aveva mai considerato il momento elettorale come un momento a cui partecipare. Come associazione Iabasse di Bessè guardiamo sempre con molta attenzione anche ai movimenti sociali. Infatti questa è l'ultima domanda che ti voglio fare. Come si collocano i movimenti sociali messicani all'interno di questo clima politico e all'interno di queste elezioni presidenziali? Stanno iniziando a porre domande al governo di López Obrador, appunto. Molti hanno votato per AMLO, credo che non tanti abbiano fatto campagna elettorale per AMLO, ma oggi, solo per fare un esempio, credo che sia chiave. Questo pomeriggio a Città del Messico il centro diritti umani Miguel Agustín Pro, che di solito non è mai tenero nei confronti di chi governa il paese, ha organizzato un confronto pubblico per parlare della futura commissione d'inchiesta sul caso Ayotzinapa, che solo pochi giorni fa il New York Times ha definito la scomparsa dei 43 studenti dello Stato del Guerrero, ha definito l'evento che ha modificato la storia del Messico, e probabilmente è così questa cosa che è successa quasi 4 anni fa, ricordo. E quindi in sede di quell'incontro il direttore del centro Miguel Agustín Pro ha detto: guardiamo a cosa accadrà a questa commissione, che ricordo il Messico deve istituire perché l'ha chiesta la Commissione Interamericana per i Diritti Umani, con il nuovo governo, lasciando aperta una finestra al fatto che con questo nuovo governo ci possa essere un cambiamento. Lo stesso messaggio arriva anche dai movimenti che affrontano la questione migratoria. Quindi c'è un'apertura. Speriamo che il governo di López Obrador non la chiuda immediatamente su un aspetto chiave, che è quello appunto degli accordi commerciali, del libero commercio, del liberismo, perché appunto a gennaio ricorre per tutti noi un anniversario importantissimo, un quarto di secolo, 25 anni dalla sollevazione armata delle ZLN in Chiapas, che avvenne nel giorno in cui entrava in vigore il NAFTA, l'accordo di libero scambio con Stati Uniti e Canada. Ecco, 25 anni dopo probabilmente sarebbe bello se il governo messicano mettesse in discussione, non con la retorica di Trump, ma ascoltando le organizzazioni contadine, le organizzazioni indigene, i movimenti sociali, quello che appunto che il NAFTA ha rappresentato. Spero davvero che López Obrador voglia farlo. Luca, io ti ringrazio tantissimo per questa tua analisi così puntuale di quello che sta succedendo adesso in Messico rispetto alle elezioni di AMLO e anche rispetto a quella che è la risposta dei movimenti sociali. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e speriamo di risentirci presto sulle frequenze di Radio Sherwood. Grazie a tutti voi, ciao. Grazie, ciao. Buona serata, ciao. E in chiusura ritorniamo insieme a Christian dell'associazione Iabasse di Bessè, insieme a Miria del collettivo 20 e ZLN che ci hanno tenuto compagnia questa sera. Per chiudere, ancora un altro paio di domande rispetto a quella che è l'elezione del presidente di André Manuel López Obrador. Christian, insieme a te voglio parlare di quello che è un po' l'attuale dibattito internazionale intorno a questo presidente. Infatti AMLO comunque è stato inserito un po' nel grande calderone del populismo contemporaneo, però bisogna comunque fare dei distinguo rispetto a quello che è il termine populismo anche nel nostro paese. Ecco, ti chiedo un po' questo, che cosa ne pensi rispetto a questo dibattito? Allora, a mio modo di vedere siamo un po' distanti da quello che sono i populisti qua, soprattutto in Italia, sono i Salvini, Le Pen, no? Al di là dello schieramento politico, io penso che appunto le nostre destre populiste, o comunque anche se pensiamo ai 5 Stelle, si basano sulla paura, sull'odio, sulla ricerca di un nemico. Secondo me AMLO
parte da un punto di vista completamente diverso. Nella situazione in cui è il Messico, in cui c'è il nemico, c'è già, c'è la guerra, c'è la violenza, ci sono i morti, ci sono i desaparecidos, il discorso è inverso. Lui cerca la pacificazione del paese. E questo secondo me è un punto fondamentale. Poi rispetto per esempio alla questione anche nazionalista, cosa che appunto anche a questa gli è un po' stato rinfacciato, bisogna partire dalla conoscenza innanzitutto di che cos'è questo continente. Questo continente parte da 500 anni di colonialismo, 500 anni di sfruttamento di stranieri, in questo caso ovviamente gli Stati Uniti, prima gli europei e poi appunto gli Stati Uniti, su delle popolazioni locali. E quindi il nazionalismo, che però è più un patriottismo, se vogliamo, è più una rivendicazione di libertà da un'occupazione, no? Più che essere un lasciare fuori gli stranieri come poi in Italia, è qualcosa, se vogliamo dirlo, un po' più di sinistra. Quindi partiamo da questo presupposto qua, che comunque essere nazionalista in Messico, come può esserlo in Colombia, in Ecuador e negli altri paesi, è qualcosa che vede come che porta all'unità della popolazione, no? Che rivendica il fatto di essere liberi da un'occupazione straniera che sfrutta. E sfrutta ancora oggi, perché comunque quasi tutti questi paesi della zona latinoamericana sono colonizzati ancora oggi, non sono colonizzati ufficialmente dagli Stati Uniti o dagli europei, sono colonizzati dalle loro propaggini, non so come dire, dalle multinazionali che devastano questi territori. Tendenzialmente sono tutte multinazionali delle risorse estrattive, no? E quindi anche in questo caso liberiamoci dagli stranieri si intende dalle multinazionali, da comunque chi sfrutta il lavoro, le risorse, i territori di queste terre. Poi è chiaro che per esempio qua apriremo un discorso ampissimo, perché se parli con i movimenti boliviani per esempio, non è che sono tanto felici di Evo Morales. Perché? Perché comunque ha privatizzato, ha reso tutto l'interno della nazione, ma comunque lo sfruttamento delle risorse continua ancora. Quindi io mi fermerei qua su questo punto, perché appunto apriamo un file che rischiamo di non concludere per l'ora della trasmissione. Velocissimo, Christian, ti chiedo anche una battuta sul fatto che l'associazione Yabase di Bessé tornerà in Messico e lo farà con un progetto da portare avanti. Al volo, di cosa si tratta? Sì, allora noi abbiamo, con le comunità zapatiste della Realidad, abbiamo un progetto di manutenzione, di ricostruzione di una radio. Una radio comunitaria, che è uno strumento importantissimo. Dobbiamo pensare che siamo lontani dal mondo, quello che noi intendiamo mondo civile, sono comunità, villaggi molto piccoli, e l'utilizzo della radio è uno strumento fondamentale per la comunicazione tra posti che sono distanti a piedi anche 5, 6, 10 ore. Quindi questa è una richiesta che ci viene fatta, appunto, che ci è stata fatta dalla comunità della Realidad, della Giunta del Buon Governo, e quindi contiamo per ottobre di scendere, per ottobre-novembre di scendere e appunto di completare questa manutenzione straordinaria di questa radio. E in quel periodo ci sarà anche un evento molto importante a Città del Messico, che è il Forum Sociale delle Migrazioni, e stiamo cercando di capire appunto anche se intervenire in questo ambito con la carovana delle madri migranti centroamericane, perché appunto le migrazioni sono comunque uno dei temi che dall'America Latina all'Europa all'Asia è, diciamo, centrale nel dibattito politico e sociale, insomma, ecco, in tutto intero. Grazie Christian. Grazie a voi. Ritorno insieme a te, Miria, per un ultimo commento. Visto che Luca Martinelli prima ha parlato di speranza, volevo chiedere anche a te un commento. Cosa pensi tu di questa speranza e dell'alternativa che rappresenta AMLO, se la rappresenta?
Allora, non saprei se la parola alternativa è la più adatta per definire quello che propone AMLO. Sicuramente la società messicana attualmente ha un disperato bisogno di credere che votare Andrés Manuel López Obrador, quindi non votare il PRI, non aver dato spazio questa volta, alla terza volta che AMLO ci prova, al partito Stato che ha saccheggiato il paese per tutti questi anni e che ha perpetrato sistematicamente la violenza nel paese, normalizzandola, facendo della violenza una quotidianità per i cittadini messicani. Il Messico ha bisogno di credere che ci sia dietro a questa proposta una possibilità di alternativa. Detto questo, sarà il tempo a determinare cosa si rivelerà Andrés Manuel López Obrador e il suo governo, e se davvero rappresenterà una rottura rispetto al governo precedente, rispetto agli anni in cui è stato attribuito al narcotraffico buona parte dei problemi del Messico, ma che, come diceva giustissimamente Luca Martinelli, non si può determinare una vera e propria separazione tra quello che viene definito il narcotraffico e lo Stato e le istituzioni statali, nel senso che sono un'unica cosa nella maggior parte dei casi, anzi. E quindi penso che siamo davanti a un paese che è semplicemente stanco di questa continua violenza e ha bisogno di credere in qualcosa di diverso. La vera e propria alternativa, come dicevo prima, in Messico già esiste, se non altro in Chiapas già esiste ed è praticata da anni dalle comunità zapatiste, e con l'organizzazione dal basso il Congresso Nazionale Indigeno e il Consiglio Indigeno di Governo credono di poter portare avanti l'iniziativa in tutto il paese. Vedremo cosa proporrà AMLO a questo proposito. Saremo là a guardarli, a vedere. Ci vediamo a novembre in Messico. Esatto. Sicuramente terremo gli occhi puntati sul Messico per vedere quello che succederà nel prossimo periodo. E con questo direi che possiamo salutarci e concludere la nostra trasmissione di questa sera. Io ringrazio Christian per essere stato qui. Grazie a voi. Anche Miria per aver partecipato a questa nostra serata. Grazie. Saluto Luca Martinelli, che è intervenuto via telefono poco fa per parlarci di quello che sta succedendo in Messico. Saluto anche Matteo di Garrincia Dischi e Enrico, che tra poco salirà sul palco dello Sherwood Festival insieme allo Stato Sociale per il grande concerto di questa sera. Saluto tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito questa sera, il nostro pubblico che è seduto qui di fronte a noi. Prima di salutarci, vi faccio ascoltare un'ultima canzone, visto che abbiamo avuto ospite Enrico dello Stato Sociale e Matteo di Garrincha Dischi, che ci hanno parlato del progetto di Garrincha Loves Chiapas. Ci ascoltiamo proprio una canzone che viene da quel CD. La canzone si chiama No Vamos Tardar Más, ce l'ascoltiamo tra poco. Vi invito però poi a rimanere con noi, perché sarà la volta della pillola del libro di Sharebooks. Intanto ci salutiamo, ringraziamo tutti i nostri ospiti e ci rivediamo domani sera anche allo Sherwood Festival. Buona serata a tutti.